Ciao a tutti ragazzi, sono RyuZenka. Oggi facciamo un nuovo video. Questa volta vi farò vedere come praticamente fare un sacco di danni con soltanto due magie. Praticamente, in realtà la magia è una sola, perché è una cenere di guerra che va applicata allo scudo. In più ci servirà un oggettino che praticamente si può acquistare alla tavola rotonda, che vi dico subito come si chiama, inventario, che è praticamente il frammento di scintipietra. Con il frammento di scintipietra praticamente noi possiamo creare praticamente delle palline. Queste palline praticamente con l'attacco che praticamente abbiamo noi con la cenere che abbiamo acquisito. Aspetta che vi faccio vedere la cenere. Era quella dello scudo. Scudo? No. Aspettate che qui come al solito per fare la cosa ci vuole una vita. Dove me l'ha messa? Troppe robe. Vabbè, comunque ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere da qua, faccio prima, che è molto meglio. Praticamente ceneri di guerra, scudo. E praticamente sarebbe la cenere di guerra. Contrappasso cariano. Sarebbe un contrattacco, sarebbe tipo il riposte. Quindi che succede? Che praticamente voi tirate le vostre palline, no? Quindi vabbè, questa è la pozione, non c'entrava niente. Usate le palline, poi premete il tasto per fare il riposte e escono fuori questi simpatici pugnali. Con questa combo praticamente, se avete un bel po' di intelligenza, ovviamente viene tutto determinato dalla intelligenza che avete e dal bonus che avete messo nello scudo, quindi più avete potenziato il vostro scudo e più praticamente farete danni, fino a danni mostruosi. Quindi io per il momento il mio scudo l'ho portato a, mi pare, più 13? Più 13. Se lo avevate a più 20 potevate sfocare anche un 4000 danni, ma tranquillamente proprio. Ovviamente tutta roba già testata, perché io mi documento prima, non è che faccio video a tubero. Quindi come provarla questa cosa? Prima di tutto vi faccio vedere dove dovreste prendere le due cose in questione. Allora, per quanto riguarda la prima cosa, praticamente vi servirà per avere i cristalli che dovete prendere alla tavola rotonda. Dovrete recuperare una di quelle palline che praticamente sono qui. Vedete, dai, voi i globi cinfuneri, una cosa del genere, non mi ricordo quali erano sinceramente, però li recupererete qua alla galleria di cristallo di Rayana. Quindi come fare per andarci? Molto semplice. Praticamente voi dal castello, voi passate col giro largo, passate da qua cercando di skippare il totale, quindi skippate tutto il castello, non lo fate perché voi passate extra dal ponticello, vi fate tutta quest'area, poi arrivate qua, quindi passate qui interni, fate tutta sta strada e vi ritroverete qua. Poi arriverete qua e poi finalmente arriverete qua. Però ovviamente tutte queste cose ci passerete dall'interno della cosa, del laghetto, non dall'esterno, perché alcune cose ho fatto il giro largo, ho aperto delle cose ma non servivano. E andrete a prendere questa caverna di cristallo, prenderete questo coso. Dovrete ammazzare il boss in questione, che sinceramente non è neanche tutto sto granché il boss, quindi sinceramente penso che si possa fare tranquillamente, anche perché io non lo so fatto coi cosi, con la meba, e poi gli castavo da dietro i pugnalini, perché c'ho il coso, c'ho il coso lì, il vaga coso lì, il prigioniero. Fate caso perché è un po' così, oggi sono un po' stranito da tutta questa situazione, che qui il tempo cambia continuamente. E da me al lavoro c'è un po' di stress. Poi, una volta fatto questo, praticamente dovrete passare da questa, sempre partendo da qua, dovrete passare da questa parte, farvi tutto il giretto in questa volta, prendere i vari punti e arrivare finalmente qua. Una volta che sarete arrivati qua, praticamente vi dovrete fare i vari step fino ad arrivare qua. Qui troverete un altro boss da affrontare. Una volta che avrete sconfitto il boss, praticamente potrete uscire da questa parte, farete tutto il giretto e arriverete in questo punto qua. Praticamente da qua vi faccio vedere come fare. Praticamente voi andate qua,
perché lì dovete recuperare praticamente la cenere in questione, che potrete acquistare o potrete trovare dall'NPC nel caso che fosse morto. Purtroppo potrebbe succedere che muore. Allora, voi passate di qua. Una volta ucciso il boss, no? Uccidete il boss che sta qua. Passate da questa parte. Quindi fino a qui ci siamo, no? Poi vi prendete il vostro bel torrente. Intanto qui l'aria è tutta abbastanza tranquilla. Ve la costeggiate così piano piano. Ecco, a sti cosi. Cazzo di. Cioè, papà è bello, vai addosso a un cacchio di coso perché c'ha le corna, te fai male te. È una cosa che non sta scritta da nessuna parte. Qui troverete un cosino. Se volete lo ammazzate, se no no, eh. Dai, cosino. Cacchio di scarabei. Vabbè, signor scarabeo, faccia dove vi pare. Tanto l'ho già ammazzato, non ti dà niente. Praticamente voi dovete andare da questa parte. C'è questo pezzo, voi lo fate così. Scendete. Ovviamente dovrete scendere senza torrente, perché qua ci sarà da fare un po' di parkour. Quindi vi buttate qua. Poi vi buttate di qua. Occhio, come vi buttate troppo, vi fate male. Vi buttate di qua. Poi vi buttate qua, qui potete scegliere o scendete dalla scala o vi buttate pure da qua. Ecco qua. Poi c'è sta sto tizio qui che voi andate, ci parlate. Ci parlate un'altra volta. Ah, vabbè, se vedete che ci ho già parlato io, praticamente a un certo punto, alla seconda frase, vi venderà delle cose, voi ve le comprate. Vi comprate praticamente l'abilità. Che quella che lui vende, ovviamente ci vende anche tante altre cose che io sinceramente, visto che quando sono arrivato fino a qua ero a bizzeffe di rune da tirarle appresso con un furgone, ho comprato tutto. Quindi poi ovviamente sono andato alla tavola rotonda, la tavola rotonda. Aspetta che magari andiamo pure là a sto punto, visto che ci stiamo, facciamo il video fatto bene. Andiamo anche alla tavola rotonda. Fatto questo, quindi preso la pallina, che ovviamente vi dropperà, come già ho detto, che purtroppo non mi ricordo come si chiama, io sono smemoranda, raga, sono fatto male. Però poi acchiappate, dovete andare di qua. Comunque adesso il nome della pallina lo scopriamo, perché lui ti chiede qui, se ti chiede se ti vuoi dare un globo cinereo. Quindi dove serve un globo cinereo, gli date il globo cinereo. Ovviamente non ne abbiamo adesso perché l'abbiamo già dato. Lui praticamente vi sbloccherà le prime due pietre, queste, e in più vi darà la possibilità di comprare queste. Quindi voi ve le comprate e praticamente una volta che le avete comprate potete comprarne anche in quantità, tanto ve le mette in banca quelle in più. E praticamente con queste voi potete affrontare qualsiasi boss senza proprio nessun problema, perché farete questi cavolo di pugnalini, che adesso ci andiamo a fare il boss. Che non l'ho fatto apposta per farvelo vedere. Certo, puntualizziamo il fatto che moriremo un po' di volte, perché ti pare che lo faccio alla prima, però potrebbe anche essere che lo faccia alla prima, non si sa mai. Io sinceramente non ci metto bocca. Ok, ritorniamo dove stavamo prima. Ok, come vedete siamo in area boss. Noi ci andiamo dal nostro bel boss, ovviamente. Ci sta? Sì, ci sta, a posto. Must stress. truly No, run perché in dovete thy essere veloci. veins, tarnished. E olè! Bishot and be kill! Che volete di più dalla vita? Un lucano? Il lucano l'ha visto lui, ha visto pure Lucatto, I Luculino. Ha shall visto tutto, remember ha visto. Ha smoldering visto pure with un pacco di danni. thine Ma veramente un pacco. E niente ragazzi, come già ho detto, più potenzierete a questo punto il vostro scudo, ovviamente più potenzierete la vostra intelligenza e più farete danno con questa fantastica combinata. Quindi
la pietra più la scudata, quindi praticamente farete un pacco di danni, ma veramente un pacco. Quindi ragazzi, questo il video è tutto. Io spero che il video vi piaccia, spero che vi possa essere utile. Certo, avrei voluto approfondirlo un pochino di più, però purtroppo, come già ho detto, alcune cose sono un po' troppo complicate, anche perché ci ho messo un sacco di tempo per fare sto coso, perché sarò morto 450.000 volte e sono un po' stanco, perché sinceramente volevo farlo in giornata, però pensavo fosse più facile arrivare a fare tutte queste cose, però alla fin fine mi è costato più di quello che pensassi, anche perché sono dovuto pure andare a rimediare altri due globi, perché per potenziare lo scudo fino al livello 13 servivano altre pietre, ovviamente ne avevo poche, e farmarle, ci sono i punti, sono troppo assurdi, questo personaggio non è adeguato, perché bene o male fa abbastanza danni, ma non tutti quelli che fa. Poi cioè, ero pure bello fornito, anche perché questa spada che ho trovato l'ho trovata per puro sapere, perché sinceramente ho ammazzato due cosi, c'era sta cacchio di spada dentro, non è mica una spaduccia di niente, questa fa un bel po' di danni, eh. Boom! Pure questa fa un bel po' di danni, però non mi ricordo, non mi ricordo, l'ho presa perché non me lo ricordo assolutamente. Ci studierò anche per questa, magari farò un video a parte per farvi vedere dove prenderla. Che poi questa è proprio per i maghi, no? Perché scala su magia, quindi su int, da paura. Diciamo dei bei oggettini. Ammazza quanta vita ero rimasto! Praticamente stavo per rimanerci secco. Ho veramente sculato alla grande. Complimenti. No, io non guardo mai. La cosa mia brutta, ragazzi, è che io molto spesso mi scordo di guardare il livello della mia vita. Allora io penso di aver parato o bloccato quello che è, poi invece non ho bloccato molto, perché lo scudo, essendo che ho messo questa cosa, questa cenere, e l'ho messa su magia, ovviamente mi ha tolto un po' della percentuale di parata fisica, quindi non para più al 100% sto scudo. Quindi para al 90. 90 para sto scudo? Adesso spara al 95%, prima parava al 100%, però ovviamente, come si vede, danno fisico parecchio, anche se non serve, in realtà il danno magico pure botto. Diciamo che è una bella combinata, ragazzi, io spero che riusciate a farvela anche voi, perché io non so se poi patcheranno sta cosa, perché poi è super OP, avete visto, cioè ho bisciottato il boss, me lo so mangiato per Natale. Quindi che dire? Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. E niente, ci vediamo, a posto.